Salvino ragazzi, come state? Io sono Brr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 r
benissimo, anche se sono dentro questa casa a registrare video del cavolo. Però non importa, ragazzi, perché oggi volevo condividere informazioni sulle nostre liscee. Le nostre liscee è una cosa che non si dovrebbe mai dire, ma io sono unico e nonostante i miei errori mi capite. Parliamo delle nostre liscee. Il liceo americano è il liceo italiano. Allora, ragazzi, iniziamo subito con la prima differenza, una differenza di circa 20%. Voi avete 5 anni di scuola e noi americani ne abbiamo 4. Mi dispiace per voi. Un altro anno della vostra vita ad andare al liceo in Italia. Spero che avete imparato 20% di più cose, avete capito? Però sì, noi americani sono 4 anni, quindi finiamo a 18 anni. La seconda differenza è che voi dovete scegliere il tipo di liceo a cui andare, mentre in America è tutto lo stesso, una scuola generale. Ci sono scuole pubbliche e private, ma non ci sono tipo indirizzi di studio precisi diversi in ogni liceo. Quindi ogni singolo liceo è tipo liceo generale, mentre in Italia ditemi quanti licei avete, tipo scientifico, linguistico, alberghiero, qualcosa col tipo mare o tipo sottomareano o qualcosa del genere, ne avete tanti. Io avrei scelto scientifico. In più, in America possiamo scegliere i corsi. Ci sono tipo 4 corsi obbligatori, tipo scienza, letteratura, matematica, qualcosa del genere, tipo 4 corsi principali che devi prendere, ma in più puoi anche scegliere tipo 4 altri corsi delle tue interesse. Allora, la terza differenza è che voi avete sempre, e questa cosa mi stupisce, avete sempre lo stesso gruppo di studenti nell'aula e voi rimanete nella stessa aula tutto l'anno, mentre noi cambiamo aule ogni giorno tipo 8 volte, tipo 50 minuti qua, poi ti sposti e vai in quest'aula. Questo periodo di spostamento dura tipo 7 minuti e di solito ci vogliono solo 3 minuti per andare da quest'aula a quest'aula, quindi per altri 4 minuti puoi sprecare tempo e parlare con la ragazza che ti piace o i tuoi amici, una cosa che facevamo sempre al liceo. Non so se ho ragione, forse sbaglio, ma avete lo stesso gruppo di studenti per tutti i 5 anni, cioè questa cosa è incomprensibile. Tutti gli stessi 20 ragazzi, tutti gli anni, è tipo cosa? La quarta differenza è che lo sport è la cosa tipo più grande e importante di tutta l'America. Lo sport in liceo è anche molto importante. Abbiamo veramente ogni singolo sport: tennis, basketball, baseball, football, calcio, nuoto, pallavolo. Proprio qualsiasi sport che puoi immaginare, c'è una squadra per il liceo e tutti i licei hanno partite, quindi può essere molto competitivo. Al liceo giocavo a baseball e dopo scuola praticavamo e ogni tanto dopo scuola andavamo ad un'altra scuola per fare una partita di baseball. Alla fine però era una figata e se fossi stato italiano mi sarebbe dispiaciuto non poter giocare a baseball al liceo con tutti gli amici ragazzi. La quinta differenza è che noi abbiamo sempre il pranzo a scuola. Abbiamo questa mensa grande, compri il pranzo, ti ci siedi. Al mio liceo c'era abbastanza tempo per andare in macchina, te ne vai, vai da quella parte, ti compri un bel panino, mangi lì, hai un po' di free time, tempo libero, poi torni a casa per la prossima classe. Era una cosa molto tipo libera e penso che voi finite un po' prima, tipo alle 2, quindi andate a casa e mangiate a casa. Sapete che gli orari sono diversi nei nostri paesi. Per pranzare in America pranziamo forse verso l'una, mezzogiorno, quindi dobbiamo pranzare a scuola. Per questo motivo tutti i licei hanno una mensa grande con tutti i ragazzi che stanno a pranzare. E poi alla fine, come sapete, so che ne sapete già tanto, però abbiamo questa cosa, il ballo alla fine dell'anno che si chiama prom. È tipo una cosa importante con tanti ricordi, tante foto. Devi chiedere alla ragazza che ti piace, vi dovete vestire in modo tipo simili, stessi colori, una cosa così. Quindi è questa cosa grande. Non so se avete una cosa simile, ma prom da noi è una cosa grande e quindi
quindi è una differenza grande tra i nostri licei. Allora, la settima e ultima differenza è quanto studiamo, perché so che voi studiate così tanto. Non so se tutti studiano così tanto, ma ogni volta chiedo a qualcuno cosa stai facendo e si sempre: Sto studiando, ho un esame. Non so se per fare compiti dite sto studiando, ma dovevamo fare compiti, ma non avrei detto I'm studying, avrei detto tipo sto facendo compiti. Quindi non so se sto capendo bene se quando fate compiti state studiando, ma noi piuttosto che solo studiare sempre tipo prepararsi per un esame dovevamo fare compiti. Ma nonostante questo dovete fare di più, penso, perché state sempre studiando, preparando per un esame. Io iniziavo a studiare per un esame tipo nei ultimi giorni prima dell'esame, forse al massimo 5 giorni di un esame iniziavo a studiare. Studiavo forse 2 ore al giorno, quindi in totale 10 ore per studiare per un esame. Però la differenza è che noi avevamo tanti esami, tipo addirittura 8 in un semestre, piuttosto che tipo 1 alla fine dell'anno. Quindi dovevamo studiare di meno per più esami, penso. E non abbiamo tipo la maturità, questo esame grande che copre tutto quello che hai imparato al liceo, che per me è un grande sollievo. E non mi sarebbe piaciuto dover fare la maturità, quindi mi dispiace per tutti voi, in bocca al lupo se lo stai facendo presto. E un'altra differenza che volevo aggiungere è che voi studiate un sacco di tipo arte e letteratura. Beh, dipende dal liceo, però noi studiamo molto più tipo scienze, tipo chimica, fisica, biologia, anatomia, queste cose. Mentre voi studiate un sacco di tipo arte e storia e letteratura. Si capisce anche dalla cultura, tipo avete questa cultura di arte, storia, eccetera. E noi una cultura più ignorante di letteratura e arte e tipo scrittori e scrittori famosi, ma invece abbiamo una cultura abbastanza avanzata con tipo tecnologia e scienza. Allora ragazzi, fatemi qualsiasi domanda nei commenti e cercherò di rispondere a delle vostre domande sul liceo in America e Italia. Spero vi sia piaciuto il mio video. E se sei al liceo e vuoi studiare l'inglese, puoi anche studiare l'inglese sul mio canale Bringlese, link ovunque, quindi trovatelo, andate a imparare l'inglese sul mio canale Bringlese. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, ci vedremo alla prossima. Peace!